Rispettando i tempi previsti, è stato inaugurato stamani il Covid Hospital di Pescara. All'interno di un'ala del padiglione individuato per un totale di 600 metri quadrati sono fruibili i primi 32 posti letto, che entro la fine della prossima settimana saliranno a circa 60. Da lunedì 25 maggio inizierà il trasferimento dei pazienti affetti da Covid. Non è un'opera costata agli abruzzesi, perché è frutto della donazione di Banca d'Italia, delle donazioni e del finanziamento nazionale della struttura per l'emergenza Covid nazionale, e ristruttura una parte del nostro ospedale separata e distinta ed isolata dal resto dell'ospedale, quindi per cercare di evitare qualsiasi forma di contagio, abbandonata non so più da quanto tempo, 15-20 anni. A pieno regime saranno disponibili 214 posti letto, 40 dei quali di terapia intensiva. Un'opera fondamentale per il presente ma anche per il futuro, secondo il governatore Marco Marsiglio, poiché resterà e sarà funzionale al sistema sanitario abruzzese quando l'emergenza Covid sarà finita, implementandone le potenzialità. Marsiglio che rivendica la correttezza dell'iter per la realizzazione. Con il massimo ribasso abbiamo ottenuto il 30% di risparmio rispetto alla base d'asta. E quindi abbiamo dimostrato che si può in maniera trasparente, anche perché le imprese invitate erano tutte certificate sulla base della normativa antimafia e anticorruzione, quindi le cosiddette white list, sono tutte quindi certificate da questo punto di vista, e abbiamo dimostrato che in pochi giorni si può realizzare un'opera e spendere milioni per fare un'opera pubblica, ma farlo nel rispetto della legge, della trasparenza e dell'erario e quindi anche del diritto dei cittadini di vedere bene amministrati i loro soldi. L'attivazione del Covid Hospital consentirà al sistema sanitario abruzzese di ridare spazio alla trattazione delle tante altre patologie, giocoforza trascurate a causa della pandemia. Oggi c'è la necessità di seguire, quindi di dare l'assistenza adeguata a tutti quei pazienti che ormai erano in lista d'attesa da diversi giorni, e quindi riaprire tutte le sale operatorie attraverso la chirurgia programmatica. Questa è una struttura dentro l'ospedale, quindi è una struttura che risponderà alle esigenze di quel momento, c'è una programmazione per tutto ciò che riguarda la patologia dei pazienti degli infettivi, della medicina nell'ambito della pneumologia, quindi ci sarà una riorganizzazione che seguirà attraverso atti aziendali e una programmazione regionale. E oggi è la giornata del ringraziamento e dell'orgoglio abruzzese, del ringraziamento di tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto che oggi diventa un fiore all'occhiello per l'Italia, e quindi a cominciare dalle maestranze, 100 persone che giorno e notte per 20 giorni hanno lavorato, ed è la dimostrazione che se si vogliono fare le cose si possono fare e bene, e infatti credo che sia un messaggio anche per il governo.